Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. Oggi andremo a vedere come si fanno quelle palline che mostrano il conto alla rovescia dei giorni che mancano a Natale. Lo faccio in una maniera abbastanza semplice, facendovi vedere come lo faccio io e quali strumenti utilizzo per facilitarmi il lavoro e renderlo più preciso. Sigla e poi cominciamo a vedere come funziona. Ora, in questo periodo cominciamo a fare un po' le preparativi di Natale, eccetera, eccetera, per cui abbiamo qualche pallina da fare e qualche tempo fa, qualche settimana fa, un amico aveva fatto e aveva messo sul sito, sul gruppo, scusate, un progetto di una pallina molto carina, tra l'altro, è fatta veramente bene. Ecco, io volevo far vedere per chi volesse fare qualcosa di proprio, di personalizzato, perché come sapete a me piacciono le cose personalizzate e che ognuno crea oppure modifica un progetto, perché magari anche le idee originali ce ne sono abbastanza, però magari anche qualche spunto da qualcun altro non è male prenderlo. Allora, per prima cosa vado a costruire quello che è il cerchio che dovrà contenere tutti i numeri. Vi faccio vedere tutto utilizzando LBK, che è la tastierina diciamo per remote control oppure il telecomando di Lightburn. Per prima cosa vado a costruirmi dei cerchi e ne farò tre. Quindi vado con lo strumento cerchio, tasto maiuscolo per avere un bel cerchio e non un'ellisse. Poi lo faccio di 150, dopodiché ne faccio un altro, quindi vado a duplicarlo questo, duplica, e me lo vado a fare un pochino più grande, diciamo facciamo 160, e poi ne vado a fare un altro più piccolo, quindi me lo vado a duplicare, ne faccio uno un pochettino più piccolo. Una volta che ho fatto questi tre cerchi, li vado a mettere tutti insieme. Quindi praticamente o con questo oppure dalla tastiera organizza vado a fare la concentricità. Ed è questo quello che volevo fare. Li ho fatti casualmente, per cui vado un attimino a ritoccarli. Quindi prendo questo e lo ritocco leggermente verso l'esterno. Lo voglio fare leggermente più piccolo, in questo modo. Invece questo più interno lo voglio fare ancora in questo modo. Poi li raggruppo tutti e tre, sempre con questo. E così più o meno ci siamo. Vado a mettere il centro dei cerchi in una posizione che mi sia nota e facile da ricordare. Quindi lo facciamo in 190. E facciamo 190, 190, così me la ricordo bene. Ok, allora, quindi 190 e 190. Anzi, già che ci sono, così me la ricordo anche meglio, facciamo 200 e 200. 200 e 200, poi vi faccio vedere perché la voglio posizionata in questa parte qua. Con lo strumento matita, e quindi ritorno alla tastiera principale matita, parto dal centro, che vedete lo snap me lo aggancia subito, faccio una rigaretta fino a prendere tutti e tre i cerchi, in questo modo. Ok? E abbiamo fatto questa nostra riga. Questa nostra riga che ci serve per andare a suddividere tutta la forma. Allora, nel mio caso voglio fare 25 caselline perché una conterà il giorno 0, praticamente il giorno in cui arriviamo a Natale, gli altri sono i 24 giorni che mancano a Natale, quindi voglio suddividerlo in 25. A seconda del progetto uno può suddividerlo anche in numero maggiore, quindi può fare 30 oppure può fare 28 se vuole utilizzare una parte del disegno per mettere un supporto. Io lo faccio abbastanza semplice, poi vedrete la cosa realizzata, ma veramente realizzata velocemente proprio per tanto dimostrare come si fa questo tipo di lavorazione. Allora, per andare a dividere il nostro cerchio, abbiamo detto in 25, allora utilizzo lo smartphone che ho qua,
Perché come vedete, essendo uno smartphone, io posso fare anche più cose con questo. Quindi passo da tastierina a calcolatrice, quindi 360, che sono i gradi dell'angolo, il giro, quindi del cerchio, diviso 25, ogni settore dovrà essere di 14,4. 14,4, quindi ho bisogno di ridividere per 2 questa somma e viene 7,20. Non mi serve più la calcolatrice, posso ritornare tranquillamente qui al mio LBK. Allora, vado a selezionare questa e abbiamo detto 7,20, vado a spostare di 7,20 questa linea, però prima me la duplico perché me ne occorrono due. Vado a posizionarmi qua e quindi seleziono questo perché questo sarà il fulcro su cui farò ruotare di 7,20 devo spostare un attimino qua perché altrimenti non mi si vede. Non mi si vede questo. Eccolo qua, è venuto sotto. Quindi faccio 7,20 e lo sposto di 7,20. Quest'altra invece l'andrò a spostare di meno 7,20, meno 7,20. E così ho fatto il mio 25esimo di spicchio. Questa è una 25esima parte di tutto il cerchio. Fatto questo, vado ad ingrandire leggermente il tutto per lavorare meglio. Seleziono questo. E la trasformo in tracciato, converto in tracciato 1, 2 e 3 cerchi. Il primo in alto potevo anche tralasciarlo, ma già che ci sono li faccio con tutti. Allora, cosa faccio adesso? Vado a selezionare questo cerchio, quello il secondo, poi vado sull'editazione dei nodi, vedete mi si apre l'editazione dei nodi in tastiera. Vado a selezionare su questa tracciato e mi posiziono qui all'incrocio, faccio un insert e un break, quindi vado a interrompere in questo punto il tracciato. Lo faccio lo stesso di qua. Faccio insert e faccio break. Adesso vado a selezionare quest'altro e faccio lo stesso qua. Faccio insert e faccio break. No, qui non ho fatto il break, sì. Lo rifaccio, non si sa mai, faccio insert e faccio break. Allora, a questo punto cosa abbiamo fatto? Abbiamo separato la circonferenza da questo trattino. Quindi io vado qua, faccio taglio tutto, quindi elimina, vado su questa e taglio tutto, elimina. Ok? Le linee sono già tracciate, quindi non serve che io vado a convertirle in tracciati, sono già tracciati. A questo punto vado su questo, vado sulla editazione dei nodi, faccio insert e break, poi vado su quest'altra e faccio su questa, seleziono questa e faccio insert e break e vado su qui, in questo punto qui e faccio insert e break. Quindi adesso ritorno sulla selezione, vado qua, taglia, no, Ctrl Z, ritorniamo indietro perché non mi aveva preso il comando di break, a volte lo fa, quindi ritorno sulla tastiera principale, seleziono questo, no, l'ha preso. L'ha preso. Allora seleziono questo, ok, e posso fare taglia, l'avevo selezionato male io, taglia, vado su questo pezzettino, questo non l'ha preso, questo l'ha preso e faccio taglia, questo non me l'aveva preso, quindi rivado su questo qua, vado sull'editazione dei nodi, e vedete che non c'era, quindi mi ero dimenticato qualcosa, insert e break, adesso sì, vado qua, con delete cancello questo. Ok, ritorniamo in selezione normale e abbiamo fatto che cosa? Abbiamo fatto la nostra bella parte esterna con la finestrina. Adesso
Seleziono tutto, raggruppo e me lo sposto un pochino più in qua. Ok? Allora, qua lo prendo, lo vado a duplicare e me lo porto in quest'altra posizione. Ok? Andiamo adesso a vedere come andare a sistemare i numeri in modo che siano precisi e che ogni volta che io giro la pallina vedo solamente il numero che deve essere indicato e non un pezzo di quello di sinistra, un pezzo di quello di destra, bello preciso. Ecco, adesso andiamo a mettere tutti i numeri tutto intorno e vi faccio vedere come si fa in modo molto molto veloce. Ho già fatto un altro video, metto sopra il link. Allora, vado a selezionare lo strumento testo. Mi posiziono qua, scrivo DD, che sono variabile, non è proprio un testo vero e proprio, vado a riselezionarlo e me lo metto centrale nella linea in questo modo qua, in modo che sia al centro della nostra finestrella. Una volta fatto questo, lasciandola selezionata, vedete, vado in questa parte dei caratteri e vado da normale, vado a selezionare il numero di serie, quindi Lightbox sa che io qui al posto di questo metterò dei numeri di serie. Fatto questo, vado a fare una matrice circolare. Quindi seleziono, lasciando selezionato il testo, vado a selezionare la matrice circolare. 25 copie perché voglio fare 25 numeri da 270. Il cerchio era 270, vediamo dov'era, 200, se non vado errato, poi se me lo correggiamo, 200 e va bene. E come vedete li ho tutti messi, disposti veramente per benino tutti intorno, belli, belli spaziati. Adesso però devo andargli a segnare i valori come li assegno? E l'assegno andando ad aprire la finestra tasto variabile, io ce l'ho già qua, che è questa. Altrimenti da finestre tasto variabile e andiamo ad aprirla. In questo caso è già aperta. Io dico da 0 a 24, quindi ho creato 24, 25 spazi da 0 a 24. Prova e vedete che tenendo cliccato su prova mi mette tutti i numeri come li voglio io. Se io faccio back, questo me li va a finalizzare. E così ho scritto tutte le mie belle cosettine, tutte belle spaziate e tutte belle distanziate una dall'altra. Come vedete c'è molto spazio qui dove ce n'è una sola, qui dove ce n'è due, ma con l'uno tiene meno spazio rispetto al due, e sono tutti belli spaziati. A questo punto la nostra lavorazione è finita. Andiamo a togliere questa. Ah, questo era raggruppato, quindi andiamo a separare. Andiamo a togliere questa finestrina che non ci interessa più, perché l'abbiamo dall'altra parte. E qui abbiamo fatto la parte più, diciamo, complicata. Insomma, complicata non tanto, perché avete visto che è semplicissimo. Basta sapere usare gli strumenti che ci fornisce Lightpool, si fanno veramente tante, tante, tante cose. Io andrò adesso a farvi vedere come l'ho realizzata, l'ho fatta molto velocemente, utilizzando queste due cose e utilizzando quello che adesso vi mostro sul piano di lavoro e sono delle foto che ho fatto, quello che ho realizzato. Allora, qui vedete che ho praticamente questo cerchio con tutti i numeri. Vedete, non è inciso perché bisogna fare attenzione, perché con il font che ho messo prima nel progetto è un font normale, vanno bene per inciderli. Se li voglio intagliare devo utilizzare un font, diciamo, che sia leggermente più che sia più lavorabile, nel senso che devo usare un font dove non mi cadano i pezzi circolari tipo lo 0, tipo il cerchietto del 9, il cerchietto del 6, i cerchietti dell'8, il 4, e quindi devo utilizzare un font appropriato. Io non avevo voglia di incidere, non avevo voglia di fare tante cose, per cui cosa ho fatto? Ho preso quello lì, ci ho cambiato il font, l'ho messo in stampa con una stampante normale, una stampante
diciamo, inkjet, me lo sono stampato con le stesse dimensioni che del progetto che volevo fare, con la funzione taglia stampa e taglia, vi metto anche quella in descrizione sopra, ho stampato e tagliato il cerchio. Poi ho messo tutto insieme tramite una vite insomma, si chiama vite Chicago, che sono una, si incastrano nell'altra, sono quelle che io uso per scusate, i portachiavi, dove faccio diciamo, il cinghiettino di cuoio, che sono veramente belle, si usano in pelletteria questi oggetti. Però da questo poi ognuno può fare come vuole, può fare in legno, può farla a palla, può farla con una sagoma diversa dentro. Io avevo provato a fare anche con un ognomo, era venuto anche abbastanza carino, però volevo farlo velocemente, per cui ho adottato la pallina con quel fiocco sopra che ho disegnato io in poco tempo, perché è bello anche fare le cose proprio per conto proprio, a chi piace. Ci si perde un pochino di tempo, ma c'è una bella soddisfazione. Questo lavoro che ho fatto, l'ho fatto veramente tirato via per cercare di fare finalizzare il video e per darvi, fra virgolette, uno spunto. Se qualcuno interessa, poi gli posso mandare anche il progetto che ho fatto io, non ho nessun problema. Io adesso vi lascio. E comunque avete visto che non è è stato fatto veramente velocemente, e non è che mi sono disponibile, poi ci ho messo sopra quell'alberino e quella stella, tanto per abbellirlo un po'. Però si sa, a Natale, anche se le cose sono un po' kitsch, vabbè, si può passare sopra, non è che piacciono queste cose, però vabbè, era così, tanto per mostrarvi più che altro la lavorazione e l'oggetto finito. Vi saluto, un like. Se vi fa piacere metterlo, iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, e la campanellina, che almeno sarete sempre avvisati di novità che metto sul canale. Ciao a tutti e al prossimo video.